Manifesti, volantini e petizione per dire no alla tassa di soggiorno. Davanti alla Camera di Commercio la protesta di Federalberghi per chiedere non rimangano inascoltate le richieste del settore alberghiero e dell'accoglienza. La città, spiegano, avrebbe conseguenze negative in termini economici. A Bari è ancora più forte il nostro dissenso perché è una città che ha un elevato tasso di abusivismo e quindi su 1900 annunci presenti su Airbnb sono scadenzate al comune solo circa 350, poi c'è il codice identificativo che ne identifica altri 1500, ma in realtà quelli che pagano le tasse a Bari sono soltanto 300. Questo significa avere un mercato altamente iniquo e la tassa andrà a influire sugli operatori del settore alberghiero, che sono quelli, ricordo, che danno occupazione ai lavoratori. Secondo punto è l'utilizzo della tassa, perché per definizione la tassa è una tassa di scopo e dovrebbe essere utilizzata dai turisti. Noi abbiamo chiesto più di una volta di fare una commissione paritetica e la decisione e le proposte debbano venire dagli operatori turistici che probabilmente conoscono di più le esigenze del turista. Ci è stato risposto di no. Noi riteniamo l'introduzione della tassa di soggiorno assolutamente sbagliata per lo sviluppo economico della città. Avrà ripercussioni sui cittadini di Bari questa nuova tassa. Non è che non ci deve interessare perché tanto la pagano i turisti. No, i 2,5 milioni di imposta di soggiorno che il comune pensa di introitare non verranno spese nella città in negozi, ristoranti, bar, ma verranno incassati al comune di Bari che poi li spenderà come vuole.